che gli inceneritori rientrano nel contesto dell'economia circolare. È vera questa cosa? No, hai fatto benissimo a chiedermelo, effettivamente, Emanuele, no. Allora, l'incenerimento è una gestione lineare a fine vita dei materiali perché è distruttiva di risorse. L'economia circolare è un modello secondo il quale noi vogliamo mantenere le risorse, i materiali nel sistema, nel loro status più elevato il più a lungo possibile. Se noi bruciamo, ancorché per l'obiettivo, poi potremo discuterne i dettagli se, sì, se ne vale la pena, di produrre dell'energia, comunque distruggiamo delle risorse e questo ci comporta la necessità di estrarre nuove materie prime per alimentare i cicli di produzione e di consumo. Quindi l'incenerimento è intrinsecamente in contraddizione con il concetto dell'economia circolare, tanto che in tutte le codificazioni dell'economia circolare a livello internazionale l'incenerimento è messo assieme alla discarica tra quelli che sono i leakages, cioè le perdite di materiali dalla gestione circolare. Ma questo mi dà la possibilità di precisare una cosa importantissima, centrale. Economia circolare non è sinonimo di gestione dei rifiuti. Troppo spesso in Italia, a sproposito, viene usato il termine economia circolare per indicare quello che una volta erano i servizi di igiene ambientale. Sì. No, ci sono delle attività di gestione dei rifiuti che fanno parte dell'economia circolare, sì, tra cui la riduzione, perché ovviamente evita il prelievo di nuove materie prime, il riuso, il riciclo, il compostaggio, la riprogettazione continua del sistema per aumentare tutte queste pratiche virtuose. Sì. E poi ci sono delle pratiche di gestione dei rifiuti che non fanno parte dell'economia circolare perché disperdono materiali, cioè li fanno perdere per sempre, e tra questi la discarica e ancora di più l'incenerimento.